Squadra in salute e ambiente sereno, nonostante alle porte ci sia la sfida di L'Aquila contro la capolista, il Giulianova si avvicina al big match di domenica con la consapevolezza di dover disputare una grande partita contro un avversario costruito per vincere il campionato. Le due squadre sono divise da appena 2 punti ed entrambe si sono rinforzate ingaggiando elementi di spessore. In giallorosso è arrivato l'attaccante 32enne Daniele Fioretti, un trascorso in Serie C e in D e un campionato vinto nel massimo torneo dilettantistico italiano con la San Benedettese. Sono contento di aver scelto Giulianova, una piazza importante che in eccellenza c'entra ben poco. Domenica abbiamo subito questo scontro importante contro uno scontro diretto e sarà fondamentale portare a casa dei punti. Le prime tre si sono rinforzate, L'Aquila, Giulianova e Renato Curiangolana, hanno ingaggiato attaccanti di valore, Fioretti appunto, il Giulianova, Pendenza, la Renato Curiangolana, Sciba è andato a vestire, è tornato a vestire la maglia dell'Aquila. Che gara prevedi? Sarà una bella gara, è una gara tosta perché, come ha detto, anche loro si sono rafforzati. Noi pure siamo rafforzati e quindi andremo lì a fare la partita e portare a casa i punti, come ho detto prima. Può essere una partita decisiva? Ma decisiva, ancora il campionato è lungo, però comunque sarà diciamo uno spartiacque, possiamo dire. Tu sei abituato a giocare dinanzi a un pubblico caloroso, pensiamo ad esempio alla San Benedettese, il Cesena, insomma, e domenica è previsto il pubblico delle grandi occasioni al Gran Sasso. Sì, fa sempre piacere giocare davanti a tanti spettatori, a un bel pubblico, soprattutto i tifosi nostri ci seguono in trasferta, quindi sarà molto bello. Che cosa ti ha chiesto mister Cerasi? No, niente di che, dai, io sono a disposizione del mister, sicuramente darò tutto per dare una mano e dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l'obiettivo.